Vi invito come sempre a mettere le cuffiette e partiamo con l'argomento di oggi. Prima di partire con l'argomento, volevo precisare alcune cosine. Naturalmente, questo spazio è dedicato al rilassamento e alla parola. Non è un ASMR puro, diciamo, no? Io l'ho intitolato così, ma diciamo che io mi sono sempre rilassato tramite la parola. Ho sempre messo le cuffiette e ascoltavo qualcuno che parlava. Questi erano gli argomenti che mi interessavano. Ed è appunto quello che voglio fare io, fare due chiacchiere, rilassarvi e poi, insomma, se vi rilassate troppo, vi addormentate, potete riprenderlo in un secondo momento. Intanto facciamo un qualcosa che è l'ASMR puro, no? Quando nasce una moda si focalizzano anche, diciamo, dei punti che devono essere essenziali, no? E giustamente anche questo ASMR che sta diventando anche una professione di intrattenimento ha fissato dei paletti, no? Quindi c'è qualcuno che può essere d'accordo nei cambiamenti, qualcuno no, ma ripeto, non sono qua per portare dei cambiamenti. Il mio è un gioco, il mio, ecco, mi sto portando il mio personale relax, che naturalmente non è un ASMR puro, però con questo, ecco, volevo portare appunto un mio tipo di rilassamento. Naturalmente oggi parliamo di fumetti, sul secondo canale parleremo anche di altro, quindi se volete seguire anche l'altro canale, sicuramente inizierò a portare qualcos'altro che non riguarda i fumetti. Allora, oggi vi voglio parlare di una graphic novel. Ma andiamo a vedere che rumore fa una graphic novel. Voglio semplicemente appunto farvi rilassare con il racconto. Il racconto di oggi è una graphic novel dal titolo June, è stata realizzata da Keum Suk Jeonri Ki, nata in Corea del Sud. Ma questo non è per me l'aspetto più fondamentale. L'aspetto fondamentale, no, di cosa intendo io per fumetto, vorrei un attimino
tornare un attimino indietro. Io una volta forse davo molto, ma molto più importanza a quello che era il racconto all'interno di un fumetto, senza dare troppa importanza a chi mi raccontava quel fumetto, no? Forse perché ero giovane, forse perché ero meno interessato alla divulgazione, o forse perché non mi sono mai sentito un professore da poter insegnare autori, poter insegnare un qualcosa, ma semplicemente volevo portare, come faccio adesso, la mia passione per il racconto. Questo racconto è un racconto che mi ha molto colpito. È una graphic novel, no? Una graphic novel, alcune graphic novel si capisce l'importanza e il perché si distaccano dal classico fumetto, no? Per il semplice motivo che alcune opere, non tutte, possono essere lette anche da un lettore di romanzi che non ha mai e poi mai letto un fumetto. Quindi il consiglio che do in questo momento non è tanto a chi è abituato a leggere fumetti, no? Fumetti seriali, ma tutte quelle persone che non capiscono cos'è un fumetto e che magari hanno visto il fumetto come un'arte solo per ragazzi, no? Ecco, questo può essere anche un modo per avvicinare anche chi in qualche modo non vede il fumetto come un'opera interessante rispetto ai libri. Questo racconto mi ha molto colpito, mi ha emozionato. È presa da una collana che sta portando la Repubblica sulle graphic novel, quindi per chi non, questo discorso viene fatto soprattutto non agli appassionati, non ai cultori del fumetto, no? Ma proprio a chi è fuori da questo ambito. E quindi se vi trovate qua per rilassarvi, no? Per sentire il racconto, ecco, lo sto consigliando proprio a voi che non vi siete mai avvicinati a questo tipo di arte. Ecco, con Yoon, con questa graphic novel coreana, potrebbe essere il momento ideale. Yoon racconta una storia che molti di noi non vorrebbero sentire, o perlomeno non potrebbero mai capire. La cosa che mi ha portato a fare anche questo video e il fatto che molte volte mi sono sentito ignorante, e questo racconto mi ha fatto capire i miei limiti di essere umano, no? Qua si parla della vita di un
di un ragazzo autistico. Questo racconto effettivamente ci fa capire cosa vuol dire essere vicino a un ragazzo autistico. Ci fa entrare nel suo mondo, in suo mondo, un mondo che è diverso dal nostro. Si percorrono le stesse strade, ma si ha una visione differente dalla nostra. Quasi a volerci far capire che forse questi ragazzi, queste persone autistiche, non sono loro che vivono in un mondo diverso. Probabilmente siamo noi che viviamo in un mondo sbagliato. Perché il mondo di questa graphic novel di June è un mondo non marcio, è un mondo dove c'è il sorriso, è un mondo che quando il protagonista autistico entra nel suo mondo, no? Guardando in aria, facendo muovere le dita, lo fa con il sorriso nelle labbra, no? E quindi ci fa capire che lui nel suo mondo ci sta bene. Non serve aiutarlo ad uscire da quel mondo, ma serve vivere insieme in quel mondo. È lui che ci sta dicendo: entra nel mio mondo perché è migliore. Vi faccio vedere questa scena, una scena che mi ha anche un po' terrorizzato, colpito, mi ha dato un pugno nello stomaco. Il ragazzo autistico che viene sbeffeggiato da altri ragazzi ha paura e probabilmente lì sta l'errore, no? La paura non è perché è nel suo mondo, è perché probabilmente questa paura è arrivata perché si è affacciato un attimino nel nostro mondo. E quindi mi ha dato quella sensazione di dire: anch'io vorrei entrare nel mondo di June per vedere come si sta. Perché June è un ragazzo che ha delle qualità, delle grandi qualità. E queste qualità non le fa mai pesare alla sorella più piccola che cresce e non capisce all'inizio, ma che poi crescendo non può più fare a meno del mondo del fratello. È una grande storia questa. Ripeto, non la consiglierei a un lettore di fumetti, diciamo anche quei lettori di fumetti impegnati, no? Perché ci sono anche lettori di fumetti che non amano molto le graphic novel, quelle impegnate, no? Ci sta. Ma appunto, mi piacerebbe, ecco, che qualcuno di voi si avvicinasse
una graphic novel attraverso queste opere. Ci tenevo a fare questo video su questa graphic novel in questo modo, sussurrandolo, proprio perché comunque in qualche modo mi ha fatto capire un argomento che per me era quasi inutile anche pensare, no? Quante volte noi stupidamente ci accorgiamo, guardando un ragazzo autistico, magari diciamo frasi che ti vengono spontanee, no? Chissà che vita faranno i genitori, chissà che in che mondo vive, povero ragazzo. E qua leggendo quest'opera ho capito che questi ragazzi non vivono una vita brutta, non vivono una vita infelice, ma vivono una vita comunque in un da sognatori eterni in un mondo pulito, in un mondo puro. E chi li segue, genitori, fratelli, sorelle, a parte magari l'imbarazzo o eventualmente le paure iniziali, nel corso della vita non possono più fare a meno dei propri ragazzi. Volevo chiudere con una frase bellissima che la madre in questo racconto dice a una giornalista che la intervistano: cosa piacerebbe per il futuro di Giun? Sentite che belle ste parole. Sarebbe bello se io e suo padre potessimo vivere un solo giorno in più di Giù. Sono piccole parole con un grande significato. Quasi a voler dire non tanto vorremmo aiutarlo fino alla fine, ma semplicemente vorremmo rimanere nel mondo di Jun per tutta la vita insieme a lui. Io la vedo così. Con questo è tutto, ragazzi. Vi do appuntamento alla prossima volta. Non abbiamo parlato in generale del fumetto, no? Ci siamo soffermati su una graphic novel, ma non tanto per parlarvi di questa graphic novel in particolare, ma semplicemente per farvi capire quanto anche un fumetto possa far capire certi valori, o comunque ci possa dare delle emozioni come un libro. Ok? Ciao ragazzi, alla prossima.